Allora, iniziamo dall'avventura che ci ho avuto con la macchina di Santa Rosa. Io ho iniziato nel 1987, quando stavo a '97. Stavo a costruire le terme e Marco Sensi mi dice: "Contà, perché non facciamo la macchina di Santa Rosa?" E io dico: "Ma Marco, fa la macchina di Santa Rosa è un problema grosso, non fa niente, ci proviamo." Si va da tre architetti, Andreoli, Cappabianca e Cesarini, e parliamo di questa macchina. Subito tutti e due ingarluzzati, giovani, forti, dice: "E facciamo la macchina di Santa Rosa." Dopo la terza sera, che alla sera si andava su per fare i lavori, le modifiche e tutto quanto, scappa fuori Marco Sensi, dice: "Contà, io mi ritiro perché ho paura." Io mi sono trovato tra l'incudine e il martello. Allora ho detto: "E io ci provo io." Però io ci ho provato così, scherzando, mentre invece facciamo la gara e vinco. E lì mi si è incominciata a piare la paura. E ho fatto la prima macchina con tanti sacrifici, con l'aiuto di tutta la famiglia, perché ci avevo messo sotto a lavorare tutti, figlio, figlie, moglie, e abbiamo fatto la prima macchina. Abbiamo fatto il trasporto, e ringraziando la Santa Rosa è stato tutto bene. Poi dopo mi si è messo attorno Raffaele per una rosa del 2000, per Ali di Luce, mi sono sbagliato. Ali di Luce, e pure questa ci abbiamo avuto tante cose, il vento che me l'ha fatta cascare, però avevo fatto, quando mi era cascata nel 1997, mi sembra che era, no, 2007, mi è cascata, e io quando sono venuto su che ho trovato la macchina appoggiata al campanile, mi sono messo in quell'angolo lì del bar come un vampiro, non lo so se ero più una persona, passava la gente, mi salutava, io non rispondevo perché e non ero più io. Però dopo è venuto Giancarlo Gabbianelli, il sindaco, e io di questa persona devo dire solo bene, perché mi ha consolato, mi ha preso sotto braccio, non aveva paura, eh? E io come ricompensa gli ho detto: "Gianca, io fra 10 giorni tiro giù la macchina da lì, la metto a posto e te la fa." Insomma, io per il 3 settembre la macchina fa la strada del tragitto, e abbiamo fatto tutto quanto. C'è una lettera che mi ha mandato Gabbianelli, che quando adesso la settimana passata mia moglie metteva a posto un po' di carte, l'ha trovata e mi sono commosso da quanto mi ringrazi. E quelle sono soddisfazioni. E questa è più semplice di tutto. È una bella macchina. Sul primo non mi piaceva tanto, invece adesso l'ho presa come la mia figlia. Ma questa è la terza, e poi speriamo che basta.